Chiara Guarino, faccio parte del coordinamento degli studenti Flegrei e oggi ci siamo incontrati con l'assessore Marrazzo per discutere e trovare delle soluzioni alla fatiscente situazione dell'edilizia scolastica all'interno delle nostre scuole che si trovano in periferia. Consigliere Marrazzo, oggi incontro con le scuole, i comitati degli studenti per parlare della situazione delle strutture delle scuole superiori della provincia di Napoli. Sì, questo è un primo incontro che stamattina abbiamo avuto con gli studenti. Avranno questi incontri una cadenza mensile, dove gli studenti appunto porteranno quali sono le istanze di ogni singolo istituto e quindi ogni mese ci sarà un aggiornamento sui lavori appunto eseguiti per risolvere i problemi dell'edilizia scolastica della città metropolitana. Sono Manuel Masucci dell'Unione degli Studenti Campania. Oggi siamo incontrati con il signor Marrazzo, delegato all'edilizia scolastica per la città metropolitana di Napoli, per segnalare una serie di problemi e provare ad aprire un tavolo permanente sull'edilizia scolastica che si rincontrerà a distanza di un mese per vedere gli aggiornamenti e segnalare ulteriori problemi, sperando che non ce ne siano.